che da come bella non si può guardare, cose talmente belle che poi uno si impressiona perché senza aver paura di farsi come un poco diventano tutti gli occhi azzurri a guardare. E anche i calciatori ora bisogna che siano bravi, perché rischiano con un po' di euforia, un po' di risultati fatti, di sentirsi appagati. E questo è il peggior nemico che ci possa succedere. Però tutte le volte che poi metto di fare dei discorsi dove ho il timore che cada quello che è l'attenzione, quello che è lo stimolo per andare a vincere le partite, loro tutte le volte mi guardano a fine partita del giorno dopo, come dire, visto che è così, cioè, sono veramente fatti di una pasta diversa. Sono tutti appassionati per il calcio e per i propri colori, come stiamo vedendo se facciamo dei passi. Complimenti a Spalletti è stata una felice intuizione. Se le regole del calcio fossero diverse, forse lo scudetto a Napoli avremmo portato già più di altre volte. Anche lui venne ad aprire tutto circospetto nel garage, mi portò su, io dissi, senti Luciano, io ho un grosso problema, io se non si dovesse sentire bene, bisogna che tu venga, no, Presidente, no, a giugno io vengo, però poi gli strappai un sì, se fosse accaduto sarebbe venuto anche prima. O perlomeno forse lui non se lo ricorda, ma un po' accigliatamente mi disse va bene. E poi invece siamo andati avanti fino a giugno, perché io credo di essere abbastanza una persona, un gentiluomo da altri tempi, quindi non ho voluto segare il precedente allenatore. Forse sarei entrato prima in Champions se l'avessi fatto quell'anno. E che mi vuole domandare? Vuole domandarmi se Luciano Spalletti resterà a Napoli?